C'è una ragione per cui ho trattato di qualche minuto. Abbiamo presentato a Bari, in conferenza stampa, un piano che abbiamo varato questa mattina in giunta. Ci sono in Puglia 23.000 lavoratori che sono aiutati dalla cassa integrazione in deroga. E ci sono 17.000 lavoratori in mobilità, sono 40.000 persone, 40.000 famiglie che vivono un disagio estremo. Voi sapete che abbiamo provato a scuotere l'inerzia del governo Monti, siamo andati più volte a bussare al ministro Fornero perché non c'erano le risorse per coprire la parte restante del 2012 per i lavoratori che sono cassa integrati in deroga. Il ministro Fornero ha messo 200 milioni di euro, non basta, ne servivano 600 milioni. Parliamo di tutta Italia, di centinaia di migliaia di persone che da 6-7 mesi non sono in condizione di fare la spesa, di portare il sostentamento necessario alle loro case, di questo stiamo parlando. Così come non abbiamo idea, perché le campagne elettorali sono delle girandole di paroloni, noi non sappiamo come saranno finanziati gli ammortizzatori sociali nel 2013, questa è la verità, questa è la verità, è la polvere lasciata sotto il tappeto. Il disastro ereditato dalla destra, ma anche la polvere lasciata da Monti sotto al tappeto, questa è la verità. E dobbiamo dare delle risposte. 40.000 persone a cui oggi noi poniamo percorsi nuovi di formazione, tirocini formativi, percorsi di collegamento con il mondo del lavoro, e integrazioni del reddito, perché ci sono molte famiglie che letteralmente non ce la fanno a campare. C'è un problema della povertà che non può essere affidato ai sacerdoti, che fanno con la Caritas negli oratori il loro dovere, ma la politica oggi in Italia e in Europa deve tornare ad affrontare di petto questo problema, la povertà. In Europa sono 26 milioni di disoccupati, in Europa ci sono 20 milioni di bambini che sono classificati come bambini in condizione di povertà, bambini deprivati di tutto. Quando torna la povertà, i primi a pagarla sono i bambini, bisogna ricordarlo. E uno degli indicatori della povertà dei bambini è la dispersione scolastica. Io sono particolarmente orgoglioso di aver governato una regione che non si è rassegnata al fatto che neppure un bambino si perdesse per strada. E quando il ministro Gelmini ha cacciato i precari dalla scuola, gli insegnanti precari, in Puglia non ne abbiamo buttato per strada neanche uno. Abbiamo tenuto i 2.000 insegnanti precari, ma li abbiamo organizzati come un esercito che aveva una guerra da fare, la guerra contro la dispersione scolastica, perché ogni bambino salvato è un valore per noi incommensurabile. Ma questo è il quadro reale che noi dobbiamo affrontare. Ci diceva ieri il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che non si vede la fine della recessione. Il 2013 sarà peggio del 2012. Io non so se si ha idea di che cosa significhi oggi la vita reale di un pensionato. Non so se si sappia che si è congelata la rivalutazione della pensione per 6 milioni di pensionati che vengono considerati ricchi. Quelli che stanno a 1.200 euro al mese di pensione vengono considerati ricchi e quindi si è bloccato il meccanismo di rivalutazione in relazione agli indici dell'Istat, no? Per cui un pensionato a 1.200 euro al mese, sono 6 milioni in Italia, perderà 1.000 euro all'anno, cioè si riduce la sua possibilità di consumo.
amici miei, la crisi non può essere risolta se non si allarga la platea dei consumatori, se la gente non ha soldi in tasca e non torna a spendere per alimentare il circolo virtuoso della ripresa economica, noi non andiamo da nessuna parte. La povertà non è la risposta alla crisi, la risposta alla crisi è la crescita economica. Ma fatemi dire una cosa un po' più cattiva. Che cosa accade nelle banche? Che cosa accade in alcuni scandali che abbiamo visto? Accade che i cittadini portano i loro risparmi nelle banche. L'hanno sempre fatto. Solo che le banche, e non solo le banche, negli ultimi anni, all'insaputa dei cittadini, hanno usato i risparmi per andare a fare, diciamo così, il gioco d'azzardo. I mercati finanziari sono come una sala bingo o sono come un casinò. Quindi i banchieri andavano a giocare al gioco d'azzardo, a questa specie di roulette planetaria, con i soldi dei risparmiatori. Se alla vincita, se quando usciva il numero gli andava bene, il guadagno era tutto dei banchieri. Se gli andava male, la perdita era tutta dei risparmiatori. Noi siamo dentro un sistema economico che protegge la speculazione e manda allo sbaraglio il risparmio. Non so se mi spiego. Il risparmio finanzia la speculazione. Ora, io quello che vorrei dire al governatore della Banca d'Europa, a Mario Draghi, e quello che vorrei dire ai politici che governano questi marchingegni, è che forse noi, quando per esempio consentiamo di salvare le banche, la Banca Centrale Europea ha dato alle banche italiane 200 miliardi di euro all'1% di investimento, perché bisognava salvare le banche. Le banche non hanno usato questi soldi, queste risorse per salvare le partite IVA, le famiglie, le piccole imprese, le aziende in difficoltà. Le aziende in difficoltà perché, per esempio, il sindaco di Cerignola non poteva pagare lo stato di avanzamento di un cantiere. Magari c'aveva i soldi nella cassaforte, ma con il patto di stabilità aveva l'impedimento a pagare. E quell'azienda, quel cantiere, quell'imprenditore rischiava di chiudere. Allora è normale che vada alla banca e gli dice: scusa, io ho un credito esigibile, perché prima o poi il comune me li deve dare i tuoi soldi, ce li ha da parte, sono soldi miei. E la banca gli ha detto: Marameo, purtroppo non te li posso prestare, perché le banche, con i soldi che hanno avuto dalla Banca Centrale Europea, cioè con i nostri soldi, hanno fatto le operazioni di ricapitalizzazione, hanno aumentato i bonus e gli emolumenti per i manager bancari. Parliamo di banchieri che lavorano 4 anni in una banca e vanno in pensione con liquidazioni di 30-40 milioni di euro. 30-40 milioni di euro. Quindi i soldi dei contribuenti servono per pagare i manager banchieri e poi le banche con quelle risorse tornano a fare le attività di speculazione. Tornano a fare il gioco d'azzardo. Allora io qual è il suggerimento che ho? E che si può fare come si fa in Svezia. Noi i soldi alle imprese li diamo vincolati, non li regaliamo. Così alle banche si possono dare i soldi vincolati, vincolandoli. Cioè io, compagni e compagni, ho dato più soldi di qualunque altra regione d'Italia nel 2012. 1.200.000.000 di euro di sostegno alle imprese, ma non ho messo i quattrini nelle tasche degli imprenditori per una ragione: avevo visto troppe volte gli imprenditori prendere i soldi pubblici e di nascosto comprarsi il biglietto per andare a delocalizzare all'estero, quindi con i soldi dei contribuenti se ne andavano in Bulgaria, se ne andavano in Romania, se ne andavano in Albania. Allora questo non mi piace, sono i soldi dei cittadini che amministro io. Allora io i soldi li metto su obiettivi precisi. Obiettivo numero uno: costruite le reti d'impresa, fate i distretti produttivi di filiera. Che significa? Tu hai l'azienda tessile,
Quante firme? 10 lavoratori. Vuoi fare tu la concorrenza? Vuoi fare tu la competizione? Tu, dallo scantinato di Bidonto, vuoi andare a fare il braccio di ferro con le grandi multinazionali dell'America o della Cina sul tessile? No, se sei una piccola azienda, dove ti presenti? Ma se ti metti insieme con tutte le aziende che fanno le camicie, con tutte le aziende, se sei un calzaturiero, se ti metti con le altre e fai il distretto della calzatura, fai il distretto del salotto imbottito, diventi più forte, sei un sistema produttivo. E io ti do i soldi per migliorare i prodotti. A Barletta fanno le scarpe, erano in crisi molte fabbriche di calzature. Gli abbiamo dato i quattrini con un'idea, facciamo un prodotto di qualità, facciamo le scarpe di sicurezza. Che cosa sono le scarpe di sicurezza? In Italia ci sono 1 milione di incidenti sul lavoro all'anno, che fanno 20.000 feriti e invalidi permanenti all'anno, che fanno 1.000 morti all'anno. Io sono uno studioso di incidenti sul lavoro, perché mi leggo tutti gli anni i rapporti dell'INAIL. Si muore in campagna e nell'edilizia. Si muore per tante ragioni, per esempio molti lavoratori sulle gru muoiono perché scivolano dalla gru o perché non si accorgono che c'è un cavo penzolante e restano decapitati. Alcuni lavoratori in fonderia diventano delle torce umane perché stanno troppo vicino al fuoco. Lavoratori che precipitano dai cantieri, dalle impalcature dei cantieri dell'edilizia. Lavoratori che muoiono nelle stive delle navi, che muoiono nelle campagne. Avere scarpe e abiti particolari può significare ridurre al massimo il rischio della vita. Se tu hai a che fare col fuoco e hai un abito ignifugo, dei tessuti ignifughi, beh, non diventi una torcia umana. Abbiamo provato a dire a queste industrie, queste fabbriche di scarpe a Barletta, facciamo la calzatura di sicurezza, la scarpa, una scarpa che è particolarmente adattabile a lavori fatti in situazioni di grave pericolo. Amici miei, quella di Barletta in 2 anni è diventata il primo distretto al mondo di calzature di sicurezza. Una situazione di crisi si è trasformata in una situazione di produzione di ricchezza. Sapete perché? Come diceva mio nonno, è il freddo che fa vendere i carboni. E oggi noi o vendiamo carboni di qualità perché il freddo è tanto forte. Lo dico in un'altra maniera. Il lavoro è un bambino. Il lavoro deve essere custodito,